Nizza-Napoli, parola Koulibaly in conferenza stampa, dobbiamo fare la nostra partita e passare il turno. Il Napoli è pronto per affrontare la Champions League. A livello tecnico-tattico lo ha già dimostrato nell'arco di tutta la scorsa stagione, ma di fatto la qualificazione degli azzurri alla massima competizione per club europea è ancora, leggermente, in discussione. Il 2-0 rifilato all'andata dei play-off al Nizza, avversario designato dei partenopei, non basta per essere sicuri al 100, ci vorrà impegno anche in Costa Azzurra, nel match di ritorno programmato per domani alle ore 20:45, per accedere al torneo. Segnare un gol in trasferta darebbe eccellenti possibilità di passare il turno, non subirne ne darebbe la certezza, chi? Allora, meglio di Kalidou Koulibaly, difensore indiscutibilmente titolare, per affiancare il tecnico Maurizio Sarri in conferenza stampa. Il senegalese introduce così la gara, come riportato da iamnaples.it, parlando già degli avversari, Balotelli e Sneijder. Sono elementi di assoluto talento, ma per noi non cambia nulla. Domani non cambieremo il nostro atteggiamento tattico, faremo come sempre il nostro gioco. Dobbiamo fare la nostra partita e passare il turno. Poi nel calcio tutto può succedere, ma noi saremo concentrati per vincere e per qualificarci, visto che la Champions League è un nostro obiettivo. Dei due calciatori rossoneri sopracitati, il senegalese si sofferma sul primo, elemento fondamentale dei nizzardi già nella stagione passata, la prima dell'ex Milan in Oltralpe, Balotelli è un grande giocatore e lo conoscono tutti, ma noi dobbiamo disputare una partita importante e faremo di tutto per non far segnare lui e i suoi compagni, gli auguro le migliori cose per il futuro, ma domani farò di tutto per fare bene il mio lavoro e non farlo segnare. All'andata, forse, ci sarebbe voluto un po' di cinismo in più per arrivare in Francia a disputare una semplice formalità. Non è arrivato il 3-0, ma sembra che questo non possa attentare alla confidenza dei campani, conta la partita di domani e non abbiamo rimpianti, anche se segnare ancora sarebbe stato importante. L'anno scorso abbiamo perso qualche punto per via dei troppi gol subiti e sappiamo che è fondamentale la fase difensiva e vogliamo migliorare, anche per non mettere troppa pressione ai nostri attaccanti. Abbiamo lavorato tanto nel pre-campionato, ma il risultato si è visto fin dalla prima partita, visto che stavamo già bene dal punto di vista fisico. Una battuta veloce su Dries Mertens, riguardo cui il compagno africano rassicura, ha preso una botta, ma credo che possa essere della partita di domani, le scelte sono ovviamente del mister. Infine, le difficoltà di questa partita sembrano ben note al calciatore con la casacca numero 24, che ricorda di non aver mai calcato i campi della Ligue 1 e di non conoscere dunque la difficoltà dell'Allianz Riviera, ma anche di non aver rimpianti a riguardo, vista la sua enorme crescita in Serie A, non ho mai giocato in Francia, ma ho avuto la fortuna di giocare in un campionato di alto livello come quello italiano e voglio dimostrare di essere all'altezza. Domani dovremo fare attenzione per tutta la partita, visto che gli avversari sono forti, il mister ci ha preparati al meglio e sappiamo cosa ci aspetta, un match caldo e difficile.